Un altro grande momento è stata la vittoria della Coppa Italia Roma. Abbiamo vinto 3-0 in casa, ce l'avamo mangiate anche il 4-0, è stato per la Roma di Bosco, del povero Bosco, è stata veramente una serata incredibile, non ci hanno capito niente, soprattutto a Torino. Però c'era sempre quel qualcosa che non quadrava, c'era sempre quel qualcosa che non ci dava la tranquillità di andare a Roma presumendo di avere il 60% di probabilità. Diciamo che quel 3-0 ci garantiva il 50%. E poi ci siamo accorti che poteva anche non bastare. Però quel Toro era troppo più forte di tutto e di tutti. Diciamo che neanche tre rigori ci hanno potuto sottomettere. Diciamo che niente e nessuno ha potuto mettere in campo le loro armi. E anche con le loro armi hanno perso questa finale di Coppa Italia. Anche lì io me ne sono andato e meno male che c'era negli spogliatoi Lidovieri ad aspettarmi, altrimenti rischiavo anche di fare a botte con 3 o 4 e col grosso pericolo di prenderle. Invece è uscito Lidovieri in tutta la sua potenza e questi non hanno fatto altro che mettere la coda in mezzo alle gambe e andarsene. Mi è rimasto una mano un po' artrosica, vittima oppure colpevole di aver colpito uno di loro in maniera che chiaramente non potevo pensare, e perciò c'è stata questa microfrattura che mi porto dietro, un altro ricordo che mi porto dietro di una bellissima serata con quelli del Toro che sono stati là ad aspettarmi sulle tribune, io che sono entrato quando tutti erano usciti con la coppa a ringraziare questi ragazzi del Toro, e nella mia interpretazione era di voler dare la coppa a loro affinché soprattutto loro la godessero tenendola in mano, perché è stata la coppa soprattutto conquistata da loro, e questo era importante. Purtroppo erano gli anni, erano incominciati gli anni difficili, questa fu l'ultima felicità che abbiamo potuto dare ed avere. Dopo sono incominciati i problemi grossi.